Iniziamo con lo standard a pelo corto, nano a pelo corto, nano a pelo duro, caninchen a pelo corto e caninchen a pelo duro. Per cortesia, nel pre-ring i soggetti del decimo raggruppamento, sia i levrieri nel pre-ring. Quarto raggruppamento interamente dedicato ai bassotti, razza di origine tedesca utilizzata per la caccia in tana. Tre taglie, standard, nane, caninche, tre varietà di pelo, pelo corto, pelo lungo, che non è rappresentato in questo caso, ed il pelo duro. Ricordo che in queste razze il prototipo è il bassotto a pelo corto, con l'introduzione di razze di tipo Schnauzer si è ottenuto il pelo duro e con l'introduzione di razze di tipo Spagne il pelo lungo. Stiamo vedendo il nano a pelo duro. Quindi vediamo i due più piccoli, il caninchen a pelo corto e poi successivamente il pelo duro. Abbiamo i risultati di questo raggruppamento dedicato interamente a queste razze che sono i bassotti, precisamente al terzo posto il nano a pelo duro. Al secondo posto il caninchen a pelo corto. E vince lo standard. Eccoci all'ultimo raggruppamento.